Salve a tutti letterati e letterate, bentornati di nuovo su questo canale con un nuovo video di letteratura italiana. Oggi parleremo, come avrete già capito, di Ludovico Ariosto. Ariosto nasce a Reggio Emilia nel 1474. Figlio di Niccolò, funzionario al servizio dei duchi della famiglia Estense, Ariosto può per questo motivo essere considerato il più celebre esempio di intellettuale cortigiano nel Rinascimento. Egli infatti nacque e visse tutta la vita a servizio della corte estense. Dal 1484 il padre si stabilì a Ferrara ed è qui che il giovane Ariosto ebbe modo di intraprendere i primi studi, frequentando i corsi di legge all'università cittadina. Come altri, però, la sua vocazione era prettamente letteraria e umanistica, pertanto, abbandonati gli studi di diritto, decise appunto di dedicarsi alla sua passione per le lettere. È proprio a Ferrara che Ludovico Ariosto ebbe modo di conoscere Pietro Bembo, uno dei più importanti intellettuali dell'epoca, di cui, se vi ricordate, abbiamo già parlato in qualche video precedente. Ebbene, a Bembo Ludovico Ariosto fu legato da un sentimento di profonda amicizia e lo stesso Bembo convinse Ariosto a coltivare la sua passione per la poesia in volgare. Frattanto, il giovane Ariosto si stabilì alla corte di Ercole I, entrando nella cerchia dei cortigiani stipendiati, cioè di coloro i quali il loro servizio era ricambiato appunto con una rendita mensile. La morte del padre all'inizio del secolo lo portò ad accettare anche incarichi ufficiali della famiglia Estense, entrando poi a servizio del cardinale Ippolito, figlio di Ercole I, con mansioni più che altro diplomatiche e ulteriori incombenze pratiche. Dovendo intraprendere missioni diplomatiche a Roma e nell'Italia centrale, Ludovico Ariosto strinse rapporti con gli ambienti fiorentini, soprattutto con Giovanni de' Medici, futuro Papa Leone X. Non solo, egli fu anche un ottimo governatore della Garfagnana, una zona appena conquistata dai duchi estensi all'epoca. L'incarico di governatore durò un po' di anni, dal 1522 al 1525, quando lo stesso Ariosto fece ritorno a Ferrara, lì dove morì nel 1533. Parliamo ora delle opere. Le prime opere giovanili di Ariosto sono scritte in latino. Si tratta di 67 componimenti, quasi tutti redatti fra il 1494 e il 1503. Vi si svela la profonda formazione umanistica del giovane Ariosto, con componimenti di chiara ispirazione ai modelli classici, a Orazio, Catullo e Virgilio in particolare. Emerge in questi testi il contrasto tra la durezza della vita quotidiana a servizio delle corti e l'aspirazione all'ozium intellettuale e letterario. Proprio questa sarà una caratteristica che troveremo anche in altre opere dell'Ariosto, in particolare nelle satire, che vedremo tra pochissimo. Le rime in italiano volgare, a differenza di quelle latine, sono state scritte durante tutto l'arco della vita del poeta, e una buona parte di esse si concentra sul tema amoroso e sulla figura della donna amata. Altrettanto interessanti sono poi i cosiddetti capitoli, opere dottrinali in terzine dantesche di una certa ampiezza, genere già diffuso nel 300, che nel corso dei secoli aveva abbracciato tematiche varie e disparate. I capitoli di Ariosto comprendono riferimenti autobiografici ed effusioni liriche e amorose in uno stile medio e colloquiale. Ma non solo, Ariosto si occupò anche di teatro in qualità di intellettuale cortigiano. Sappiamo che il teatro in senso moderno comincia a svilupparsi proprio nel Cinquecento. E sebbene gli spettacoli di corte si basassero inizialmente sulla traduzione delle commedie latine, soprattutto quelle di Plauto, ma anche in parte quelle di Terenzio, ben presto furono redatte commedie nuove in lingua volgare. E Ariosto fu proprio uno dei primi autori di commedie che verranno poi rappresentate alla corte estense. Si tratta di due commedie in particolare, La Cassaria, eseguita nel Carnevale del 1508, e I Suppositi, eseguita esattamente l'anno successivo.
Sono commedie il cui intreccio è ricavato dai testi latini, in particolare dalle commedie plautine. Ebbene, in quanto ricavate dal modello plautino, l'intreccio di queste commedie è basato tutto sul conflitto generazionale, sui temi amorosi e sui servi astuti in aiuto dei giovani. Ma a questo si aggiunge anche il materiale ricavato dal Decameron di Boccaccio. Probabilmente al 1509 risale anche una terza commedia, si tratta del Negromante inviata nel 1520 al Papa Leone X, un perfetto esempio di satira di costume fatta commedia. Ma a proposito di satire, parliamo appunto di queste opere, le satire. Con il termine satira facciamo riferimento a sette lettere in versi scritte dal poeta tra il 1517 e il 1525. Anche per questi componimenti il modello da cui attinse Ariosto è tipicamente classico. Si tratta delle satire delle epistole di Orazio. La satira antica era in origine un componimento che permetteva di toccare i più vasti argomenti senza però un ordine prefissato. Nonostante l'ispirazione dichiara origine classica, lo stile e la forma in cui sono state scritte le satire sono tipicamente volgari. Infatti, le satire sono scritte in terzine dantesche. I temi centrali di queste satire sono vari: la condizione dell'intellettuale cortigiano, i limiti e gli ostacoli che essa pone alla libertà dell'individuo, l'aspirazione ad una vita quieta ed appartata. L'atteggiamento del poeta è ironico ma non aspro, volto più a cogliere con sguardo acuto le contraddizioni e i nodi problematici della società a lui contemporanea. È proprio riguardo l'aspirazione ad una vita quieta ed appartata, citiamo la satira terza. In questa satira, indirizzata al cugino Annibale Malaguzzi, dopo essere passato a servizio di Alfonso d'Este, il poeta testimonia quanto abbia a cuore una vita appartata. In casa mia mi sa meglio una rapa ch'io cuoca e cotta su un stecco mi inforco e mondo e spargo poi di aceto e sapa che all'altrui mensa tordo, starna o porco selvaggio. E così, sotto una vil coltre, come di seto d'oro ben mi corco, e più mi piace di posar le poltre membra che di vantarle che agli sciti sien state, agli indi, agli etiopi e oltre. Il poeta dichiara di preferire più una rapa cucinata a casa sua che mense più sfarzose, fatte appunto di cibo più ricco. Allo stesso modo, Ariosto dimostra di apprezzare più una vita appartata, solitaria e anche noiosa ad una vita avventurosa. E più mi piace appunto di posar le poltre membra che di vantarle in posti esotici e o strani, come gli sciti, agli indi, agli etiopi. E così, sotto una vile coperta, il poeta apprezza il suo letto più che fosse di seta o d'oro. E l'Orlando Furioso? Ovviamente non ce ne siamo dimenticati, ma di questo parleremo più approfonditamente in un prossimo video. Nel frattempo iscrivetevi a questo canale, lasciate un like e soprattutto attivate la campanella per non perdervi i prossimi appuntamenti, soprattutto appunto il prossimo video su Ludovico Ariosto. Io vi saluto e vi auguro buono studio.